Rieccoci insieme con Biancarosso di Sport. Chiedo alla regia se possiamo eliminare questo fastidioso ritorno. Sento quello che accade su. Allora, colgo l'occasione anche per ricordarvi due grandi eventi al Teatro Forma, organizzati dalla Fondazione Orfeo Mazzitelli. Giovedì alle 20 presentiamo il film documentario di Michelini, ex giornalista della Rai, credo, dedicato a Giovanni Paolo II, mentre venerdì, la presentazione alle 18:30 del libro L'uomo che sussurra ai potenti di Luigi Bisignani, un uomo molto influente nella Prima Repubblica che racconterà tanti retroscena di quei tempi nell'ambito di un talk show condotto dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso. Quindi, insomma, per chi volesse partecipare, fatecelo sapere, magari lasciando i vostri nominativi allo 080, qualche invito Per ai nostri giovedì ti devo chiedere telespettatori. almeno un invito per mia figlia Sì, Matilde. a fine, insomma, qualcuno dei nostri telespettatori, magari, come dire, sarebbe graditissimo ospite in Sicuramente. questi due contesti. Allora, 080 501 9998 per le vostre telefonate. Intanto chiedo a Cristian Siciliani, non so come comunicarglielo, però glielo dico in diretta, sta cercando di intervenire Edoardo Gallo, presidente dell'Associazione Tiberini. Quindi se riusciamo a contattarlo, perché no? C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Ciao Enzo, sono Francesco Ciao da Roma. Francesco, ciao. Saluto il tuo ospite. Enzo, io ho una frase ricorrente che ho sempre tenuto a far presente nella tua trasmissione. L'ho fatta tanto tempo fa, ti ricordi? Prima della Sì. trattativa. Siamo ostaggi, Enzo. Siamo ostaggi praticamente di una situazione che ha un'unica via di uscita. È il fallimento. Dispiace dirlo, ma è purtroppo è così, Enzo, perché ai creditori non conviene che la società fallisca e a chi ha questa barca in mezzo al mare, in balia dei venti, ancora di più conviene tenerla così. Perché? Perché a loro non conviene fare fallire, tu sai i motivi quali sono. Però in tutto questo chi piange siamo noi, siete voi addetti ai lavori. Io noto la tua apatia nelle trasmissioni, si nota, è eloquente, e a malincuore lo dico perché è un dispiacere comune che abbiamo tutti quanti nel cuore. Perché purtroppo da questa situazione non se ne viene fuori se non fallisce la squadra, perché nessuno potrà comprare la squadra in queste condizioni. Quindi stiamo a parlare di che cosa? Di giovani, di quello che si dice per strada. La situazione reale è questa, non c'è altra via d'uscita che il fallimento, Enzo. La tua analisi mi Piuttosto. sembra molto lucida, grazie Francesco per il tuo intervento. È stato bravo. Il fallimento è una cosa bella da dire, cioè bruttissima da dire, però obiettivamente se questa dovesse essere l'unica via d'uscita, che venga. Però. Senti, tu sei sempre stato dell'idea che Bari è una città che distrugge lo sport Sempre, non da fondamentalmente ora, da 30 anni. e va sempre peggio, mi No, sembra di in calcio capire. abbiamo fatto sempre l'ascensore, ora non riusciamo nemmeno a fare più Facciamo l'ascensore. il punto di come Sì. stanno le cose. Oggi? Oggi. Allora, A calcio zero, pallacanestro zero, che punto è il CUS il Bari? Bari è ultimo in classifica nel secondo campionato nazionale di basket maschile, e non riesce ad andare avanti, c'è una bella squadra di giovani forti, uno di questi è stato premiato ieri sera in incontri di sport che è Diego Monaldi, campione europeo con l'Under 20, è venuto a giocare a Bari perché c'è l'allenatore che cura molto i giovani, questo è interessante, però sotto il profilo di squadra non abbiamo nulla. Pallavolo. Pallavolo non abbiamo niente, abbiamo una squadra femminile che gioca a quella carbonara che sta cercando di salvarsi e poi se ti guardi intorno a livello di squadra non c'è proprio assolutamente più niente. L'anno scorso avevamo la pallanuoto, avevamo qualche altra cosa. Il difetto di Bari non è un difetto, non so come chiamarlo, è che partiamo tutti alla grande, no? Una grande squadra, facciamo questo campionato, dura 2 o 3 anni e poi si affloscia tutto, proprio continuamente. È una storia infinita. Ecco perché io poi a livello giornalistico molte volte sono stato costretto a scrivere Bari è una città che distrugge lo sport. Poi speriamo che non sia vero, speriamo che tutto ricominci, ma io credo che proprio c'è la sensazione di questa gente che non segue. Non sì, perché secondo il mio modesto parere, al di là dei matarresi, di quello che sarà, io andare a vedere la squadra del Bari vado
come dovrebbero andare un po' tutti, perché vedono anche le altre squadre, come dovremmo andare a vedere la squadra di pallacanestro al Palaflorio, perché vediamo grandi atleti, specialmente quest'anno, vediamo gente, gli statunitensi, ogni squadra ha due giocatori dell'America, che sono veramente bravi e che fanno la differenza di quella che è la classifica di oggi del Bari stesso, che non ha gli statunitensi per motivi finanziari. Quindi parli di cultura sportiva, cioè seguire comunque sicuramente lo sport. Sicuramente è una cultura sportiva che manca. E noi proprio tramite questi incontri di sport che faremo, rifaremo, eccetera, cerchiamo di favorire questa situazione. Ma certo, come livello di squadre, oggi la città è al punto zero. Mentre al contrario, devo dirtelo, devo precisare, a livello di impiantistica, tramite Elio Sanicandro, l'assessore, cioè, siamo addirittura arrivati fra i primi. Quando si parla della provincia di Bari, della regione di Puglia, per caso, l'Enel Brindisi dovesse arrivare a fare l'Eurolega, dove dovrà andare a giocare? Non può giocare a Brindisi. Deve venire a giocare al Palaflorio di Bari. Noi abbiamo il Palaflorio. Lo auguriamo, noi ci vediamo alla Lega. Ma voglio dire, abbiamo gli impianti ma non abbiamo squadre. È drammatico, drammatico. Pronto? Sì, buonasera Enzo, sono Edoardo. Ciao Edoardo Gallo. Saluto Associazione Tiberini. La linea dopo tanto tempo. E niente, sono di settore anche del TV Sport, come vedrai. Pazienza. Saluto con affetto Franco, veramente. Ho chiamato in primis perché mi volevo complimentare con Franco e con tutti gli organizzatori dell'Unione dei Canali dello Sport. C'era anche il professor Antonucci che ha tenuto una relazione su... Gli abbiamo regalato un distintivo d'argento. Sul commendator Nitti, sì. Ma io sinceramente non conoscevo questa realtà. È stato quasi un caso che ieri l'amico Gigi Fresini mi ha trascinato per capelli che non ho, ma da quel che mi è sembrato di capire, ecco l'immagine, da quel che mi è sembrato di capire, ogni anno premiate, vero Franco? Certamente, ricordiamo soprattutto quella che è stata la città di Bari, gli atleti, i campioni. No, perché ieri sinceramente mi sono un po' commosso, in primis per la rievocazione che ha fatto Francesco Costantini sul Bari. Bravo. Di Catuzzi, sì. E soprattutto perché ecco adesso si vede in primo piano per il commendator Nitti, perché io purtroppo continuo a ribadire che il mio presidente è stato e sarà sempre il professor De Palo, e con esso anche il commendator Nitti, che ricordo da bambino, una figura veramente di sport eccezionale. Quindi ho fatto bene a fare il premio Filippo Nitti. No, sinceramente c'era qualche presenza a me non gradita. Ho capito. Questa è una battuta. No, sono venuto veramente con piacere. Ma niente, Enzo, per quanto riguarda il Bari, non so se tu saprai, la Tiberini, il direttivo della Tiberini ha deciso di disertare. Uh-huh. E io, ahimè, lasciando ampia libertà ai soci di partecipare, però il 99% dei soci non vanno per lo stadio, sicuramente non per la scelta di Edoardo Gallo, ma perché comunque siamo arrivati veramente alla fronte. E comunque, Enzo, io vorrei che tu fossi come ieri, fossi così ogni giorno, perché ieri sei stato fantastico. Ieri? E devi essere fantastico così, mi rendo conto che non è facile, tu e tutti i tuoi colleghi, perché questo è un sistema che noi non riusciremo mai a debellare. È un sistema, non voglio usare aggettivo, l'unico aggettivo che mi sento di usare è quello che è un sistema omertoso, e mi prendo tutte le mie responsabilità. È una cosa veramente incredibile. Non riusciamo a liberarci da questa tirannia fascista. Scusatemi lo sfogo. Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie. Per il tuo intervento. Ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Tu ti sei assunto la tua responsabilità, io mi assumo la responsabilità di quello che dice, qualcuno si assume la responsabilità di quello che non dice o che fa o che non fa, insomma, che fa sbagliando. Poi, insomma, io credo che ognuno è libero, viva Dio, di esprimersi a proprio piacimento. Non è detto che poi, io dico sempre, non è detto che la verità sta dalla parte di chi critica, evidenzia, può essere pure che abbiano ragione gli altri. Dal mio punto di vista, da anni era necessario un cambiamento, e paradossalmente l'avvento di Conte, le stagioni di Conte, Ventura, Perinetti,
ci hanno fatto ancora più male, perché ci hanno, è stato come un miglioramento improvviso prima di star peggio di, sì. Di prima. Però la situazione, insomma, c'è una frase, di cambiamento di c'è società. Una frase storica, però è meglio non dirla. Io dico, insomma, di cambiamento si parla ormai da 15 anni, non è da oggi che parliamo di questo, perché c'è qualcosa che non c'è mai piaciuto nel modo di gestire il calcio a Bari, non corrispondente a quella che probabilmente... Ma possiamo dire che è un vero peccato? È un vero peccato. Ma possiamo pretendere che qualcuno si svegli? Siamo a Bari, ci si muove, perché non è possibile che una città come Bari... Questo è il problema. La città... Però questo è il problema, questa è la realtà, futuro. Siamo a Bari. La città del futuro, eccetera, che ricca, bellissima città, mare, stupendo, sole... Manca quello che è, che è il fondamento per i giovani, manca lo sport. E dobbiamo ringraziare il cielo, caro Enzo, che a Bari abbiamo delle società sportive, delle polisportive di tradizione, che provvedono a curare i giovani. No? E quindi parliamo del Cus Bari, parliamo del Rangiulli, parliamo del Barion, parliamo di tutte queste società storiche che per fortuna non ci lasciano, continuano. Perché queste, nonostante tutto... quello che c'è intorno, mancanza di denaro, eccetera. Queste società riescono ad andare avanti. È una società di calcio, una società di pallacanestro, no? Non riesce. Ci sono altri motivi. Dobbiamo concludere. Grazie a Franco Castellano, grazie anche a voi. Ci troviamo domani col biancherosso di Visport. Ciao.